E ciao ragazzi, bentrovati in questo nuovissimo video. E sì ragazzi, oggi vi porto una nuova tipologia di video, ovvero i miei regali di Natale 2020. E sì ragazzi, ho deciso di portare questa nuova tipologia di video perché appunto ho visto che si sta calando e cerco ovviamente di fare qualcosa che possa piacere un pochino a tutti. Perciò oggi, visto che non ho anche voglia, vi mostro i miei regali principali di Natale 2020. E ne approfitto per augurare ai miei fan che si chiamano Stefano un buon Santo Stefano, visto che voglio Santo Stefano, questo video uscirà oggi. Comunque, partiamo subito. Vi mostro solo quelli che ho ricevuto dalla mia famiglia, perché diciamo che ne vedete pochi, perché principalmente ho ricevuto soldi, però qualcosina di plastico, qualche gift l'ho ricevuto. Partiamo con il primo. L'avrete sicuramente già visto, da mio padre personalmente ho ricevuto le Sakura Koi, che avete visto nel video precedente, non so soffermarmi troppo. Ok, aspettate ragazzi. Non so soffermarmi troppo perché noi abbiamo fatto la recensione di questi brush pen, li trovo veramente buoni, quindi li consiglio. E questi qua costavano 19 euro su Amazon. Poi ragazzi, da una delle mie zie ho ricevuto questa bellissima candela. Aspettate, magari che abbasso un pochino la luce, così magari la vedete meglio. Allora ragazzi, questa candela è veramente grossa, veramente. E penso proprio che la uso, perché è veramente carinissima. E ha il gelsomino e ha una fragranza veramente, ha un profumo veramente delizioso. E c'è scritto che dura 75 ore. Vedete? Si mette a fuoco. Vabbè ragazzi, non si mette a fuoco però comunque. C'è scritto che dura 75 ore e sono molto curioso di accendere e profumare un po' la stanza. Per adesso non è proprio una stanza, perché è davvero una buona fragranza. Adesso volevo sentirla. Chissà quando mai YouTube metterà l'opzione per sentire i gusti. Comunque è veramente bellissima, la sta consiglio perché è stata trovata in giro. Io non so, non glielo abbia preso perché, come sapete, le Gaia Drive non so dove si prendano, ma sicuramente qualche negozio vicino a casa mia. È veramente carinissima, verde così. Io la utilizzerò in stanza carta pazza e per profumare un po' la stanza. E questa qui è un regalo che ho ricevuto, bellissima. Vi avverto ragazzi che vedete principalmente molte candele, perché ho ricevuto molte candele quest'anno. Non so se sanno che io la passione delle candele, comunque. Ok, magari così vedete meglio. Poi ragazzi, altra cosa che ho ricevuto, sempre una candela, però la mia preferita. Avevo detto a mia madre in passato che mi sarebbe tanto piaciuto ricevere una Yankee Candle, perché non ne avevo, solo quelle piccoline. E infatti mi ha regalato lei personalmente, oltre a un'altra cosa, questa bellissima Yankee Candle. Guarda com'è bella, proprio piccolina, proprio, questa qui è proprio la misura che volevo io. La misura piccola, da 11 euro. Poi è originale Yankee, perché qua c'è la, non so se forse non la vedete, però c'ha il marchio proprio stampato in vetro. Ed è veramente carinissima. Questa fragranza si chiama Red Raspberry, lampone rosso. Ed è veramente, veramente buonissima. Mi piace veramente tanto, perché io adoro i frutti di bosco. Sicuramente la pone è un odore veramente buono. Non so se la accenderò però ragazzi, perché voglio tenermela. Perché lei, che credo, sapete che sono candele molto costose. Infatti preferisco magari tenermela e non accenderla per adesso, perché è già tanto che ne ho ricevuta una così bella. Guarda perché, ragazzi. Guarda, spengo la sopra. Guardate quanto è carina ragazzi, mi piace veramente tantissima, è veramente, veramente bellissima. Finalmente ho ricevuto una Yankee Candle, sono troppo contento ragazzi, mi piace veramente tantissimo. Poi ovviamente questa fragranza è una cosa buonissima, perché non dà fastidio dall'odore, visto che molte candele hanno questo difetto che dà fastidio al
allo sfatto, ma questa qui devo dire che per essere un lampone è calibrata molto bene con le dosi. È veramente, veramente carissima. Mi piace tantissimo. Super consigliata. Questa qui sarà quella classica da 11 euro. Bellissima. Finalmente ho una Yankee Candle. Sono troppo contento. Però ha deciso anche mia madre di regalarmi, oltre alla Yankee Candle, il suo bruciatore. Vedete che questa qui, in pratica, questo qua l'ha messo così e la Yankee Candle può essere bruciata. Veramente ragazzi, io sono contentissimo di questo regalino, anche del bruciatore, perché mi sarà molto utile, così almeno non devo, quando ci devo accendere la Yankee Candle, non farà molto il fumo intorno, questo qua espande l'odore proprio in modo equilibrato, e mi ha preso questa fantasia qui. Con i fiocchini natalizi, che è super veramente carina. Mi piace veramente tantissimo questa fantasia ed è super carina. Al centro con i fiocchini neve super natalizio. È un classico bruciatore, questo qua di Casanova, con il piattino dove si mette la candela sotto e questo qua si mette sopra la candela in questo modo. E viene fuori così. E qua si espande la candela. E mi piace veramente tantissimo, che questo qua è un regalo che mi sarebbe piaciuto ricevere, infatti. Grazie a mamma che me l'ha preso perché sono veramente contentissimo e di questi regali perché sono veramente, veramente fantastici. Poi specialmente adoro questa fantasia, bellissimo. Questo qua non so quanto costerà, però è comunque una cosa molto buona. Appunto, io volevo una sia lei che il bruciatore, così almeno posso non solo accenderle, però anche usarle come elemento estetico della mia stanza canto pazza, perché ovviamente la accenderò qui per un pochino rilassarmi con il pomodoro quando studio. E quindi anche questo regalo sono molto contento. E poi, sempre da mia madre, la donna mia, è stata veramente brava quest'anno, mi ha regalato un sacco di cose. Ho ricevuto questa bellissima tazza schiaccianoci. Ragazzi, questa qui non sapete da quanto la volevo. Siamo andati insieme da eBay un giorno, ma non ce l'avevano. Mamma l'ha ordinata. E infatti dopo un bel po' deve essere arrivata, perché non so dove arrivasse, forse non so ovviamente principale di mail, e infatti non è stata sotto l'albero. Io continuo a chiedere quando arrivava questa tazza, quando arrivava, alla fine non è stata sotto l'albero, come un regalo di Natale. Ed è veramente, veramente bellissimo. Voi sapete ragazzi che vi ho già detto che lo schiaccianoci è il mio personaggio natalizio preferito in assoluto. Infatti sono stra contento di aver ricevuto questa magnifica tazza. Quando l'ho vista, l'ho subito voluto andare in negozio a prenderla, anche se eravamo in zona rossa quando l'ho vista. Ma non c'era, quindi l'abbiamo ordinata e alla fine mi è arrivata Natale. Sono stra contento, veramente stra contento. Penso che la utilizzerò nel esporre il mio angolino, il mio bellissimo angolino appunto di decorazione di porcellana, dove metterò anche le Yankee, che voi prendete per essere un tour. Se metterò lì, magari qualcosa di canto basso dentro, ovviamente. Ed è veramente, veramente bellissima. Ve la straconsiglio perché è veramente fantastica. Allora, questa qui mi ricordo il prezzo perché quando l'ho ordinata sapevo già il prezzo. Costava magari sugli 8 euro o i 13 euro. Ma è veramente, veramente bellissima. È consigliata per chiamare gli schiaccianoci o da fare un regalino a qualcuno. Veramente, veramente bella. Stracontento anche di questo regalo perché la volevo. Quindi sono molto, molto, molto contento. E boh ragazzi, da mia madre ho ricevuto questi regali qua e devo dire che sarà molto brava quest'anno perché sono tutti regali che io adoro e che voglio. Tutti cavolo ragazzi, ho ricevuto anche da un'amica di mia madre il cuscino schiaccianoci. Ragazzi, questo qua l'avevo aperto prima di Natale perché non ce la facevo. Infatti ci ho dormito parecchie volte, è veramente un oggetto fantastico che decora la mia stanza cartopazza. Ed è veramente bellissimo, sono troppo contento, questo lo volevo, infatti sono stato super contento di aver ricevuto questo bellissimo cuscino morbido con schiaccianoci ed è veramente veramente fantastico, lo adoro, si trova benissimo qua sopra e infatti è una decorazione fantastica per il mio divano, super super consigliato, poi lo vedrete anche nel room tour. Voi sapete, vi ho già detto ragazze che io adoro gli schiaccianoci, perciò se in futuro diventerò famoso da farmi regali, fatemi magari qualche regalo con gli schiaccianoci nel primo natalizio.
Vabbè, a parte gli scherzi, tanto non vendono mai, non sono ragazzi. Vabbè. Adesso passiamo al regalo che mi ha fatto, che mi hanno fatto altre zie. Facciamo con una delle mie zie mi ha fatto il classico regalo che mi fanno praticamente sempre a Natale da circa 2 anni, il buono Amazon. Questo qua è un buono Amazon da 25 euro. E infatti lo userò per comprare qualcosa di cartopazzo sicuramente. E sono molto contento perché questo qua è un regalo che mi piace tantissimo e sono contentissimo. Lo userò sicuramente per prendere questo cartopazzo. Fantastico. Ma quello è un classico, si può già che mi regalavano un buono Amazon. Poi ragazzi, da un'altra mia zia ho ricevuto questo bellissimo libro che mi incuriosisce molto, perché adesso mi sto appassionando, voi non lo sapete, mi sto appassionando molto con il genere thriller, genere semi-horror, non proprio vero horror, ma il semi-horror. E mi ha regalato questo libro qua, si chiama John Espo, Il coltello, e parla appunto di un assassino. Ed è veramente carissimo, mi intrigherà parecchio la lettura di questo libro, perché è veramente, veramente carino, piace moltissimo. Infatti comincerò poi a leggerlo dopo che leggerò quello di scuola, perché mi intriga moltissimo e sono curioso. Bellissimo. Grazie anche a mia zia, perché praticamente spero che questa mia zia tutti i Natali mi regala sempre e solo libri. A volte non sono tanto contento, ma diciamo che di questo libro sono abbastanza contento. Adesso torniamo ai regali che mi ha fatto un'altra mia zia che vive a Torino. Partiamo subito. È la stessa zia che mi ha regalato il buono Amazon. Perché ho tanto questa bellissima scatolina natalizia, che è super carina. Magari utilizzerò per un pochino di sticky notes o qualcosina. E mi piaceva tantissimo. Poi adesso l'apriamo, perché dentro è piena sempre di cosette. Mi ha regalato una candela bellissima. Adesso, eccola qua. Guardate che carina, candela rotonda. Questa qui non penso che la accenderò perché è soltanto espositiva. E la vaniglia ha un profumo veramente buonissimo. Solo che per chi non ama la vaniglia può dare un pochino fastidio al naso. Comunque è consigliata, veramente carinissima. E della Gatrend alla brina vaniglia e la marca genovese, quindi molto carina. Anche il profumo mi piace moltissimo, molto carina. Sapete ragazzi che io adoro le candele, perciò come dicevo sono sempre contento. Poi un po' di cose sparse mi ha regalato queste gommine della prima, che le metterò sulle mie matite. Sono carinissime queste qua, la prese sicuramente da 2 euro ai cinesi a Torino e sono veramente carinissime ragazzi, mi piacciono veramente tantissimo. Perché vedete, c'ha il segno così, poi c'ha il segno così, le corna, il doppio segno e il triplo segno. E sono di 4 colori e sono veramente, veramente bellissime. Mi piacciono tantissimo, ragazzi. Sono super carini, mi piacciono tantissimo. 2 euro, super consigliate. Però, ragazzi, mi ha regalato un dentifricio. Eh sì ragazzi, questo dentifricio è la pasta del capitano nero. Appunto, me l'ha regalato un dentifricio che difficilmente io trovo in giro. Proprio difficilmente. Non lo trovo mai, alla fine mi ha regalato per Natale. E appunto io, quando sono andato a casa sua, ho visto il dentifricio, me l'ho subito provato e lo volevo anch'io perché mi sbiancava i denti. E appunto, alla fine mi ha regalato a Natale e lo userò sempre perché un dentifricio così sbianca i denti. Perché la pasta di capitano nero ha la proprietà di che in Islandia che sbiancano i denti, ma li sbiancano proprio alla perfezione. Senza dover andare dal dentista e farsi sbiancare pagando dei soldi, questo qua le sbianca naturali. Quindi sono super contento anche di questo. Super carino. E poi ragazzi, mi ha regalato questo sacchettino, che è veramente carinissimo. Penso che dentro ci fosse il buono Amazon. E poi una penna e una gomma. Niente ragazzi,
Questi qua erano i miei principali regali di Natale, quelli che ho ricevuto in edizione. Beh, sto stando a non capire. Questi qua sono quelli che ho ricevuto, che sono solidi, che appunto si vedono, appunto sono reali e non sono soldi. Per il resto ho ricevuto soltanto soldi, ma adesso che sono grande comunque, ragazzi, mi regalano un pochino delle fesserie così, e poi principalmente i soldi, così posso comprare quello che voglio, perché appunto adesso i miei gusti sono diventati un pochino particolari. Però c'è un altro regalo che dovrebbe arrivare lunedì, l'ha fatto mio zio, e sicuramente gli farò il video, perché è una cosa che io volevo da un pochino, ed è anche una limited edition, quindi secondo me vi integrerà un pochino. Quindi io vi do appuntamento a lunedì con il prossimo video, in cui, se arriverà, vi mostro sicuramente questo prodotto, che sicuramente vi piacerà tantissimo, perché è una limited edition. E poi una marca molto famosa che io volevo, una marca molto bassa, molto famosa, ovvero che è la Tombow. Vi dico solo questo, poi vedete, perché non voglio spoilerare troppo, ma li vedrete lunedì. Comunque ragazzi, spero che i miei regali a Natale vi siano piaciuti. Fatemi sapere sotto nei commenti cosa avete ricevuto anche voi, se volete condividerlo insieme a me, che mi farebbe molto, mi farebbe piacere sapere cosa avete ricevuto anche voi, se avete ricevuto solo soldi, anche un pochino di ciacciato come l'ho ricevuto io. E niente, se vi è piaciuto subito mettete like, iscrivetevi al canale. Fatemi sapere soprattutto, ragazzi, cos'è che volete vedere nel canale, oltre che le cose molto pazze, se questo video, se questa tipologia di video vi piace. E niente, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale, e noi ci vediamo nel prossimo video, però ragazzi.